bellissimo. Poi ne provavo. Si tengono i soldi. E succede? Succede che si tengono il malloppo. Succede questo, che in campagna elettorale sparano balle e poi quando si tratta di votare votano tutti compatti. Da SEL, che oltretutto parlano di comunismo, di lotta operaia e si tengono il malloppo, al PD, al PDL, che come sapete sono la stessa cosa, per cui non rinunciano. Esatto, non so se vogliono anche questo, dato che tolgono, rubano, perché questo è un furto, perché c'è stato un referendum, rubano quattrini alle tasche di cittadini italiani. Se vogliono anche questo, non so se gli vogliamo dare pure qualcosa, 50 euro, non lo so se... Questa è la situazione. La mozione era la mozione Cozzolino che chiedeva di sospendere l'erogazione della rata di luglio per quelli che sono i rimborsi elettorali, pari a 91 milioni di euro. Perché? Perché prossimamente discuteremo in aula del disegno di legge proposto dal governo che si intitola abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e quindi se è abolizione è inutile sospendere, è inutile erogare la rata di luglio 91 milioni di euro. I cittadini continuano a essere presi in giro dai partiti perché si dice di abolirli e in realtà non li si abolisce. Lì si cambiano le parole come è stato per il referendum del 93 che è stato totalmente disatteso e questo è il risultato. Continuano a inventarsi altre mozioni pur di non accettare la sospensione della rata di luglio e continuano soprattutto a fare delle leggi che si chiamano in un modo ma fanno altro. Nessun partito, nessuno ha appoggiato la vostra mozione. E la Lega ha votato insieme a noi. Nient'altro. Sulla riforma, proprio sul progetto presentato dal governo, c'è la possibilità di trovare dei punti di contatto con la vostra posizione che è un po' più forte, diciamo, rispetto un po' più radicale rispetto a quella del governo? Guardi, noi siamo per l'erogazione da parte dei cittadini delle donazioni liberali e di stabilire un tetto massimo. Questo può essere un punto comune, però il problema è che se poi fanno il 2 per 1000 e si inventano altre cose come delle detrazioni maggiori per i partiti rispetto a delle onlus, è chiaro che su questo noi non possiamo essere a favore perché i cittadini non possono sopportare tutto questo. La legge governativa che dice abolizione del finanziamento pubblico ci sembrava un'azione politica per dimostrare serietà sia da parte nostra, ma ovviamente se fosse stata votata dagli altri partiti una presa di posizione di serietà da parte delle altre forze politiche. Era un segno anche in un momento di crisi del paese in cui tutti tirano la cinghia, devono fare sacrifici. Si trattava di fare anche i partiti un piccolo sacrificio, ovviamente dalla Corte dei Conti risulta che i partiti hanno incassato molto di più di dei soldi che hanno speso, quindi non capisco perché non possano avere in cassa un fondo in cui per combattere appunto la crisi come tutti gli italiani che stanno dando erodendo i loro risparmi. C'è un referendum, la volontà popolare, e viene prima di ogni legge la volontà popolare, altrimenti non è una democrazia, è facile.